Ciao Caterpies e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Quest'oggi andiamo a vedere un nuovo mazzo, lo avete sicuramente rivisto se mi avete seguito durante le live. Sto parlando del mitico Fossil Box aka Rampalados Salamence. Prima però un breve annuncio pubblicitario. Ciao Caterpies, questo canale è sponsorizzato da CCG Castle, il miglior negozio online per la vendita di carte Pokémon. Sul sito potete trovare un'infinità di carte, tra cui la nuova espansione Cosmic Eclipse, addirittura già in prevendita. Le quantità sono sempre aggiornate e i prezzi sono in linea con le tendenze di mercato. In più, con il codice sconto iCaterpie5 potete avere uno sconto del 5% sul vostro primo acquisto. Cosa state aspettando? Scegliete CCG Castle, sarà per sempre la vostra prima scelta. Eccolo qua il mazzo, mi ha straordinariamente impressionato durante le live, per questo l'ho giocato tanto e per quest'ora sono qui pronto per portarlo. L'idea di base nasce da un mazzo di Tobias Tasing, un ottimo giocatore tedesco che l'ha portato per la prima volta ai mondiali e sta continuando a portarlo nei vari tornei, arrivando quasi sempre a fare degli ottimi risultati. Motivo per cui mi sono detto, ehi caspita, se questo ci fa sempre top, proprio schifo il mazzo non deve fare. Per cui ecco qui un bel Rampalados, ok? In tanti anche me l'avevano chiesto, per cui ho deciso finalmente di portarlo dopo averlo testato più che abbondantemente durante i vari streaming. Che cosa fa Rampalados e perché è così figo? Rampalados, clean hit, 60 danni, se l'avversario è un po' come voluto fai più 60 danni. Quindi di fatto un 120 a tutti fase 1 e eccetera, fase 2 quello che volete. Di per sé questi 120 sono più che sufficienti, perché per fare KO roba come Quagsire, Naganadel con il bustino del Diancie, il Malamar, sono più che sufficienti. Ma cosa ancora più figa, il Wild Crash mi impedisce di fare il boom che mi piace tanto. È anche vero però che dice se l'avversario è un po' con base viene messo KO, per cui scrocchieremo le dita e l'avversario scomparirà come sempre alla mo' di Thanos. Diancie ci permette di fare un bustino del 20+. Perché ho messo il Diancie nonostante fosse un enorme rischio partirci? Perché se chiamiamo davanti un Pokémon con l'effetto di Salamence, Salamence dice se questo è il tuo Pokémon attivo puoi chiamare davanti uno dei Pokémon in panchina dell'avversario. Per cui dicevo, se chiamiamo davanti un Pokémon e quel Pokémon è per esempio un Dedenne, i 60 danni da soli non ci bastano per fare il KO. Ci serve quel bustino in più dei 20 danni che ho offerti al Diancie, perché 60+20 sono 80. Dedenne ha giusto 160 di vita, 8x2 per la debolezza, 16, per cui il KO è anche figo per fare il KO a quei 130 di Naganadel o insomma quei danni precisi contati, no? Salamence GX è l'altro Pokémon drago che scegliamo di mettere in campo con l'effetto di Lance. Che cosa fa Lance Prisma? Lance Prisma dice se uno dei tuoi Pokémon è stato messo a KO durante lo scorso turno puoi prendere nel mazzo due Pokémon drago e metterli in panchina. Ecco spiegato il motivo per cui non abbiamo i fasi 1 e 2 del Salamence, ma abbiamo direttamente, non abbiamo un Pokémon base fase 1, abbiamo direttamente il fase 2. Questo perché con l'effetto di Lance possiamo direttamente metterlo in campo ed è una gran figata. Ci servono entrambi, più di una volta avevo il Salamence GX nei premi e non è stato per niente piacevole, per cui prendete eventualmente in considerazione l'idea di aggiungere il secondo Salamence GX nel mazzo. Salamence GX cosa fa? Tutti i tuoi Pokémon in gioco non hanno ritirata a parte i GX e gli X, quindi abbiamo lui, stica, che ce ne frega. Abbiamo invece il Salamence davanti, l'idea cos'è? Ci viene messo KO un Pokémon, Salamence davanti, chiamiamo davanti, ritiriamo a zero, usciamo con Rampalados a fare macello. Uno per di Aerodactyl GX. Antipatico il fatto che se è attivo l'avversario attacca con una in più, questo significa che già di base ci troviamo contro un Beanian e abbiamo l'auto win. Che non è male. Però il Wild Dive GX, che è il motivo per cui è dentro il Pokémon, che è l'unico GX eventualmente che potremmo andare a fare, 50+1 di energia assegnate all'attivo dell'avversario. Non lo so, c'è un Gardevoir che vuole assegnare 6 energie e noi ne abbiamo soltanto uno in campo, facciamo saltare in aria, perché no? Carracosta, giusto per completare un po' l'idea del Fossil Box, che tra l'altro c'ha un'immagine dietro che è una gran figata. I Pokémon Tool in gioco dell'avversario non hanno effetto, questo significa che niente Skateboard, ma soprattutto niente Spell Tag, che è il motivo per cui è dentro e che mi dà particolarmente fastidio. 4 Giraci sono gli unici Pokémon base oltre al Diancie che abbiamo nel mazzo, questo significa che non potremo partire con qualcosa che non è Giraci o, nella peggiore delle ipotesi, Diancie. Pokémon Research Lab è una carta che sto imparando a amare sempre di più, cioè che nel mazzo due Pokémon che evolvono da un fossile e metti in panchina. Questo significa che non ci serve necessariamente passare per il fossile, quindi fossile, Cranidos, Rampalados eccetera, ma con la Pokémon Research Lab possiamo cercare direttamente il mazzo di due Cranidos e metterli in panchina, e già questo è una gran figata.
Bill sono le supporter che voglio di più. Non so se tenere il 3 Cinze e 3 Lili e diminuire il Poké Gen. Insomma, questa è una linea supporter che ancora adesso, nonostante i test fatti, mi sto interrogando su come utilizzare. Più che altro perché all'inizio io quasi sempre voglio il Bill, perché il Bill mi fa cercare tra le 7 carte un addestramento e aumento il più possibile le possibilità di trovare la stadio, che è esattamente quello che voglio. Karate Belt, se sei sotto di premi i tuoi Pokémon attaccano con una lotta in meno. Questo significa che il Rampalos di fatto Kranidos è energia e noi già siamo lì pronti per fare il KO, che non è male. E in più c'è questa super boost energy prisma che salta fuori così dal nulla quando l'avversario meno se lo aspetta. Se abbiamo 3 fase 2 in gioco fornisce 4 energie di qualunque tipo. Questo significa che, ah bella, ne ho 3, boom, un wild crash in facciolle che non ci fa mai male. Ho aggiunto di recente una Viridian perché trovare le 9 energie non è sempre facile. Poi per il resto, that's it, that's all folks. Il mazzo è carino, si pone in un meta ben definito e abbastanza bene, ok? Soffre paurosamente i control. Con questo mazzo non potremo sperare di vincere contro i control, ma contro il resto ce la giochiamo ben più che decentemente. Per cui se nel vostro meta, se nel vostro torneo non ci sono control, questo è qualcosa che potete davvero pensare di andare a giocare. Al contrario, no, lasciate perdere. Adesso cosa facciamo? Fossil Box, andiamo a vedere come funziona con qualche bella partita. Tra l'altro mi sono reso conto che Rampardos non ha la A, per cui vabbè. Don Champ, Don, signore. Perdo un lancio di moneta. E vabbè, stica. Noi bene o male concediamo i primi due turni. Perché concediamo i primi due turni? Perché vogliamo fare in modo di avere quanti più Kranidos possibili in campo. Per cui abbiamo il Giracci e la stadio. Già di per sé questa è un'ottima partenza. Il Bill con la speranza di trovare un communication. Poi per il resto non siamo messi male. Un'energia al primo turno non ci serve perché non abbiamo di fatto a chi assegnarla. Ok, siamo contro un Pikachrom, è uno dei matchup più semplici, forte del fatto che gioca i Dead End e anche un'eventuale debolezza dell'Aerodactyl fa danni, ma male. Fa un sacco di danni. Perché fa un sacco di danni? Perché bastano 3 energie per far saltare in aria un GX, 5, 10, 15 per 2 di debolezza. Wow. Don Champ e segna energia a 0 ora. Dopodiché Camilla. Dunque, Giracci in punk, Pikachrom. Ritira mano avanti Giracci e Stella Stellina. Siamo in un momento del meta che è ben più che definito proprio. Ci sono tot mazzi che possiamo stare certi di beccare sempre ai tornei. Dunque, vediamo un po'. Stellar Wish. Lili. Preferisco quasi sempre la Lili piuttosto che la Cinzia. 1. 2. 3. 4. Lili con la speranza di non prendere dei Kranidos. Molto bene. Kranidos mancati. Abbiamo la doppietta di Salamence ed è buono, tutti i Kranidos, Rampalados, insomma, non male. Vediamo se c'è Lens, sì, vabbè, ce le abbiamo tutte, la cosa ci piace. Metti in campo un altro Giracci, almeno se me lo vuole fare KO che mi prigli questo. Ma stare già ce l'abbiamo in gioco. Un altro fossile? Ma in realtà no. Uno e due, perfetto. Allora, quel fossile con l'energia non mi fa schifo, anzi tutt'altro. Significa che da un momento all'altro posso tirare fuori un Aerodactyl a fare il KO, per cui ce lo teniamo lì. Abbiamo i Kranidos, la speranza è che ci metta KO i Giracci il prima possibile. Non abbiamo
bisogno del Salamence in questa partita, perché comunque possiamo fare capo a ogni cosa che viene fuori con discreta facilità. Tuttavia, andare a prendere sempre quello che vogliamo è una cosa che piace. Ci piace. Dunque, Energy Arc Pika, Chrome, Electromagnetic Radar. Scaltato Upa. Beh, direi che arriva il Dead End. Doppio Dead End? Deve avere un communication in mano. Stella stellina del Don Champ. Ah. Che personcina fortunata. L'ha trovato col Giraci. Vabbè. Non è neanche negli scatti. Coco e Tedem. Che switch. Mi sfugge il motivo di questo switch. Tanto non può attaccare adesso. Dici, vabbè, tanto può comunque sempre ritirare, no? Ah no, boh, sì, può attaccare. Quindi Energy Switch e Stadio. No. No, sceglie di non attaccare. Vediamo un po', allora. Allora, vediamo un po'. Uno. Due e tre. Quattro. E Cinzia. Vado alla ricerca del Lens. Stellar Wish. Mancato. Prendo sicuramente un altro Kynos. Lì come sempre c'è l'Aerodactyl che aspetta. Il discorso cos'è? Che se vuole fare il GX necessariamente dovrà fare prima un full blitz, perché è difficile tirar fuori. Oddio, in realtà neanche tanto, gli servono 5 energie. Vediamo se riesce a recuperarne un po' con il Coco, ce la può anche fare. Electro Power. Vabbè, tanto hanno 150 di vita i miei, ci sta a non volerli pescare. Communication, arriva un altro Pikachrom. Full Blitz. Spero per lui che scelga di caricare dietro. Ok. Dunque, mi serve un'energia per fare il KO. Vediamo se riusciamo a trovarla. Eccola qua. Giraci. Facciamo prima un po' che gear. Trovato un altro Bill. Lili. Vediamo, vediamo un po'. Il Bill non mi dà fastidio, sono in cerca di communication. Ritiro, mando avanti Rampardos. Gioco un altro fossile. Non ho trovato, ahimè, una staglia da togliergli. Però, però, però Thanos può fare così e scrocchiare tutto. Che forte Thanos. Energia. Un altro Giraci. Allora, la partita per lui è ancora straordinariamente lunga, nel senso che ha ancora 5 premi da prendere, per cui difficile che riesca a farci fuori tutti i Rampardos, contando che poi c'è l'Aerodactyl pronto che lo aspetta.
Voltner. Allora, probabilmente può già farmi anche il GX questo turno. Proprio perché gli ho lasciato la stadio. Energia ce li ha, per cui direi... Sì, energia davanti. No, non gli serve neanche usare il coco. Doppio Electro Power. E ora mi chiedo, chi mi prendi? Cosa... Cosa stai facendo? Wow, ragazzi, cioè, il Jirachi dell'amico qui è incredibile. Gli serve communication, Jirachi communication. Gli serve reset stamp, Jirachi reset stamp. Raga, è un mostro. Ikes. Pescato malissimo. Spero proprio non mi faccia fuori il Jirachi. Ah, ha letto l'Aerodactyl. Che forte. Che forte, ragazzi. Va bene, siamo sempre alla ricerca di un communication. No. Stellar Wish. Sì. GG. 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 Dove sei? Eccoti qua. Bella! Due attacchi per il KO Wild Dive GX. Boh! 500 danni! 500 danni! Bella, 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 raga, è esattamente come doveva andare. Precisa. Ma che bello, ho vinto anche un Lost Thunder, che forte. Hai capito il fossile? Eh? L'hai capito? Allora, ovviamente eravamo contro uno dei matchup migliori che potevamo andare a incontrare, proprio per il fatto che il mio avversario attacca praticamente solo con dei tag team e noi siamo straordinariamente vantaggiati in questo matchup, ci bastano due attacchi per vincere. LOL. Vabbè. Portiamo a casa una vittoria facile facile. Era, verosimilmente eravamo contro un Quagsire, per cui anche quella partita era molto 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 facile. Perché facile? Perché comunque lo scambio di premi è 1-1, ok? Però in teoria io dovrei fare premi con una maggior facilità rispetto a lui, tenendo comunque conto che tutti i suoi sono attaccanti. Per potermi dare un reale fastidio dovrebbe riuscire a tirar fuori sempre un Quagsire ogni turno. E non è esattamente facile. Era Vox. Dunque, allora, questa è una partita già più interessante. Dovremmo essere contro un Mewtwo per il tipo psico, o altrimenti un Reshizard. Partenza di Dianzi è orribile. Però vabbè, il resto è meno orribile. Direi che Dianzi ci serve in questa partita. Beh, fino a un certo punto. Dunque, communication. Faccio sparire Kranidos e prendo invece un Jirachi. Billy 1. E che sono belli, eh. Facciamo uno e due, va. Research Lab. Abbiamo tutti i Kraidos, abbiamo il Salamence GX nei premi. No, ovviamente fastidio. Allora, avere il Salamence GX nei premi dà ovviamente fastidio. C'è da dire però che con un po' di fortuna gli attaccanti del mio avversario saranno limitati. Per cui giocheremo sicuramente il Salamence. Ecco, questo era quello di cui parlavo prima. Abbiamo il Salamence che fa il catcher, ma abbiamo il Salamence GX nei premi. Questo significa che o facciamo qualche premio all'inizio e speriamo di trovarlo,
o altrimenti sarà difficile farlo saltare fuori. Dunque, energia, ritira, manda avanti Jirachi. O fa prima l'eventuale DDN che ha in mano. Okay. Non so, cioè dovrebbe avere il DDN. Altrimenti perché hai preso Jirachi? Ok, raga. Avete il DDN in mano? Non fate Jirachi, fatelo dopo, perché è una carta che rischiate di scartare e che magari non volete scartare. Per cui wow, partivo con 3 communication. Dunque, Blacephalon, communication. In questa partita lui deve ovviamente andare per non GX, ok? Perché? Perché i suoi GX sono tutti base, vengono scoppiati con facilità, per cui ovviamente non è il massimo. Niente energia. Vediamo un po'. Communication, mando via Aerodactyl, prendo Rampardos. Allora, non giocherò a Cinzia questo turno, giocherò a Bill. Perché giocherò di Bill? Perché non voglio rischiare di pescare dei Kranidos che poi mi rimarrebbero sul groppone. Una. E due. Metti caso che pesco un altro Pokémon. Non si sa mai. Sì, uno e due. Come sempre noi usiamo i primi turni per fare questo, ok? Per mettere in campo una distesa infinita di Rampardos. Alla fine questo è uno dei migliori setup che possiamo sperare di avere, tutti i Rampardos in campo. Ho scelto di fare questa mossa perché ho il Salamence GX nei premi, altrimenti sarebbe andato ovviamente diversamente. Allora, per fare KO lui serve, per farmi KO a Rampardos gli servono 2, 3, 6 energie. Più un modo per ritirare. Un modo per ritirare ce l'ha. Vediamo un po', un altro Jirachi. B-String? Inizio a pensare che non sia esattamente un comune Reshizard. B-String. Ok. Allora, vediamo un po'. Skateboard, karate, energia e Cinzia. Dunque, ho trovato uno switch. E posso fare il KO. Switch, mando avanti Jirachi. Stellar Wish. Prendo una Lily. Scelta di Lily è abbastanza semplice, non avevo altri in mano. Ritiro, mando avanti Rampardos. Oh, stranamente sono io a fare il primo KO. Non è una cosa che succede spesso. Però ne approfitto alla fine. Come se mi avessero, se vuole fare KO gli servono 4 energie. So per certo che le due carte che sono in mano sono un B-String e un Fire Crystal. Oh, ha trovato la stadio, esattamente quello che gli serviva questo turno per far girare un po' il mazzo. Andiamo, così facendo dovrebbe tranquillamente avere le energie.
1, 2, 3. Gliene serve un'altra in mano. In quelle tre carte ci deve essere Fire Crystal, B-String. Una delle due deve essere un'energia. Se una delle due è un'energia, al capo. What? Questa mossa non l'ho esattamente capita. Vi dirò. Vabbè, Lili, pesco. Vi faccio sparire la stadio, ovviamente. Allora, probabilmente non vuole buttare via il B-string che ha in mano. Aveva la doppia stadio addirittura. Io faccio premi assolutamente, perché se arrivo a un certo punto della partita in cui riesco a pescare il Salamence GX dai premi, sono abbastanza a posto. Ok, scarta le due fuoco. Turno mio. Rampardos. Allora, l'energia per me non è semplice trovarle, per cui nei momenti in cui ce le ho preferisco sempre approfittarne. Lens Prisma. Lili. Io faccio anche il capo con una. Ritiro, mando avanti Rampardos. Lili, pesco due. Fortuna mia che gli ho trovato un'altra stadio da togliere. Allora, in questo momento lui ha attivi i... Dammi il Salamence GX. Lui ha attivi i B-String. C'è anche da dire che gli servono dei Blastiphon da giocare. So che le due carte che ha in mano sono un B-String, un'energia e un Fire Crystal. Quindi tre dovrebbero essere queste carte. Ne ha sette energie negli scarti, quindi deve sperare di pescare un Welder per riuscire a far girare in qualche modo un po' il mazzo. Un'altra stadio. Questa battaglia per le stadio sta andando alla lunghissima. Ha scartato un'energia per prendere altre due. L'ultima carta che gli rivaleva era l'energia, pensa a te. Ok. Rimischia tutta l'energia del mazzo. Vediamo un po'. Poke Gear, Billy. Giraci, fossile. Non so se usare adesso il Lens. Posso prenderne uno. Posso prendere un Salamence. Cioè direi che mi basta pescare uno Switch per farlo comunque. Uno Switch ce l'ho. Sì.
Sì, scarto un Jirachi per un'energia. Ritiro, mando avanti Ampharos. Ho dovuto assegnare le tre energie per fare il KO. Lui ha fuori due Cinzia. Fire Crystal. Ho ancora tre premi, per cui qualora riuscisse a trovare un Blacephalon, quindi un altro Blacephalon, mi potrebbe fare davvero male. Vediamo, scarta Mew. Hai qualche attaccante da tirarmi fuori? Ah, ce l'ho ancora, incredibile. Segna una al 90s. Probabilmente ho sbagliato a mettere in campo questo Salamence. Ho sbagliato a mettere in campo il Salamence senza l'altro Salamence. Perché ho sbagliato? Perché così facendo lui me lo può chiamare davanti. Accento, anche io che quello me lo chiamasse davanti. Molto bravo, molto molto bravo. Ma molto bravo cosa? Muori. Boh, vabbè. Per attivarla mi serve questo Kranidos. Per cui Billy vado a prendere uno, fantastica, e due. Viridian, scarto una, prendo una. L'Aerodactyl c'è, l'altro Lamparados c'è. Per cui faccio così. No, la storia di prima me la tengo. Clean it. Ok, ora la mia prossima mossa. Sempre se non vengo messo KO. Sarà ritiro. Mando avanti il Salamence, chiamo davanti il DDN, switch per il KO. Vediamo, trovo una stadio. Ha usato però un altro Welder, è anche vero però che ha fatto Palpad. Ah, non ho ancora capito l'utilità di quel B-String, perché o stai giocando un mazzo con... No. Vabbè, GG. Giusto, 6 e 2, 8. Ritiro, mano avanti Salamis. Chiamo davanti Dedem. Switch, mando davanti Ampharos. Clean it. Sono 160 da bomber il capo. Dunque, pratica Pikachrom archiviata, pratica Reshiram archiviata. Pokémon Freak mi sembra di averlo già beccato ieri durante la live. È un nome che non mi è nuovo. Tutto quel tipo erba. Ah, il Blacephalon. Sì, bella zio. Dunque, Blacephalino, Blacephanuccio. Salutiamolo. Hello. Allora, dicevo, nel momento in cui lo scambio premi è 1, 1 a 2, 1 a 3, perché noi stiamo giocando uno spa, per forza di cose lo scambio premi sarà positivo nei nostri confronti, no?
quando invece andiamo a vedere, andiamo a affrontare un altro spa, come in questo caso, dato dal mio avversario, allora le cose potrebbero già andare diversamente. Vediamo, 1 e 2. Communication, faccio sparire un Tirtuoga. Vediamo, i Salamence ce li ho. Ottimo. Ma dovrebbe esserci tutto a livello di Pokémon comunque. Ritiro, manda avanti Giraci. Stella stellina, un po' che gli sta vicino. Ci deve farvi notare comunque che forte del fatto che gli unici Pokémon che abbiamo nel mazzo sono dei Giraci, il mazzo tende a girare praticamente sempre, ok? Perché 4 Bill, 4 Giraci, 4 Stadio. La Stadio l'abbiamo sempre avuta al primo turno, ok? Ed è fondamentale avere la Stadio al primo turno proprio per avere questo inizio di partenza. Ah, l'ultima volta eravamo riusciti a vincere la partita perché il mio avversario non aveva trovato granché. Noi non abbiamo come dargli fastidio. E in aggiunta, se arrivati al fuori i green, può essere complicata. Ah, questa è una di quelle partite che di per sé noi potremmo tranquillamente andare a perdere. Perché dico così? Perché il mio avversario ha la possibilità di fare molti più danni di noi in continuazione. E soprattutto è uno spa, per cui ci andiamo a affrontare come non GX contro non GX. Non capita spesso di trovare questo genere di mazzi. Sicuramente il Blacephalon è uno di quei mazzi che porterò prossimamente, perché proprio il ragazzo che lo sta giocando, parlavo con lui ieri sera in live e discutevamo sulle potenzialità o meno del mazzo. Anche questo, stiamo comunque parlando di un mazzo che ha fatto ottimi risultati di recente, è riuscito ad arrivare in top a Colonia, per cui vediamo. Dunque, Blacephalon. Brazzers. Vediamo se trova l'energia. No. Ecco, quei Missing Clover così non li ho esattamente capiti. 10 più 30 sono KO. Evolviram Paradox. Mi manca l'energia, per cui direi di cinziettare alla ricerca dell'energia. Ok, cinziettamento riuscito. Stellar Wish. Prendo 1 e 2. Allora, un Tirtuoga ce l'ho dentro e lo sto tirando fuori in questo momento, perché nel momento in cui riesco a mettergli la super boost e attaccarci, io di fatto ho il KO e non è così scontato che lui abbia il KO di rimando. L'energia deve darle dietro adesso. Bravo. Perché deve darle dietro? Perché tanto davanti mi sta mettendo KO comunque. Avrei probabilmente dovuto tirare fuori anche un Aerodactyl. Vabbè, speriamo di trovare il fossile. Energia dalla mano. Blazers per il KO. Sono 180 danni con una stavolta. Vediamo un po'. Se gli do il KO, poi lui sicuramente mi fa male. Se non glielo do, rischio che mi faccia male comunque. Proviamo a non dargli il KO, vediamo cosa succede. Partita molto 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 complicata questa.
Vediamo se tra le 6 carte che hai in mano ha ancora dei welder con delle energie. No. Eccoli il welder. Però niente energia. Allora, gli cambio a stadio. Billy, sono alla ricerca del Lens. No Lens, no party. Vediamo, gli faccio KO, gli vado a rimando. Ok. Avere questo Feromosa che ti dà la free retreat non è affatto male. Welder ce l'aveva in mano. Non dovrebbe avere energia negli scarti però, no. Energia al Vittini. Vuoi che non abbia una pietra? Vuoi che non ce l'ha la pietra pirica? Vediamo, Upa e Lysia. Lysia, quali sono le due prisma? Il Vittini e la stadio probabilmente. Vabbè, figa. Dunque, Fireball Circus. Scarta 3. Ha preso il Welder, sì. Io non ho le skateboard, per cui non posso mandare il Girashi. Facciamo così. Billy, ancora una volta niente Lens. Il Lens è una carta che mi serve. Vediamo, posso farlo attaccare con una in più. Perché Lens è una carta che mi serve? Perché è una carta fondamentale per avere in campo i fase 2 che mi servono per giocare. Ok. Welder. Doppia energia. Così ne ha 6 fuori per il momento. Qui sono 120 danni che mi può fare. Fire Crystal. Che Welder ha già giocato? 3 Welder. Fire Crystal nuovamente. Pa. Allora, vediamo un po'. Se ha un altro welder sono fregato. È anche vero che è l'ultimo welder e ha ancora 25 carte in mano. Per cui non è neanche così scontato che ce l'abbia. Questo purtroppo è l'unico attaccante che mi rimane al momento. Lili da 2. GX per il KO. Allora, cos'è il discorso? Sono uscito con Aerodactyl pur sapendo che è un rischio enorme perché il mio avversario ha 2 premi. Perché il suo potere fa sì che l'avversario mi attacchi con una in più. Per cui o ha il Welder e allora mi può attaccare, o altrimenti se non ce l'ha non mi può attaccare neanche con i Victini questo turno.
Ok, non ce l'ha, per cui almeno questo turno sono libero. Sono salvo. Lui ha ancora il, un Blastifalon GX da far saltare fuori. So che ha il Welder nel mazzo e sicuramente lo andrà a prendere, a meno che non sia la carta girata, l'unico premio che non abbiamo ancora visto. Ah, vero, ha anche i Misting Clover nel mazzo, per cui... No, i B-String. Male, male. Male, male, mi ero per un attimo dimenticato le B-String. Energy Spinner. Ah, gli servono 5 energie per mettermi KO. Una dalla mano da segnare più altre 5. Questo è il terzo Fire Crystal che gioca. Cosa ha fatto? Ha 6 carte in mano, sono 5. LOL. 1, 2, 3, 4. LOL. GG, bravo, bravo, bravo. Matchup difficilissimo quello contro gli Spa. Per fortuna non ce ne sono molti ai tornei. Approfittiamo del fatto che è pieno di target team e cerchiamo di mangiarci il più possibile quelli. Bravo, zio, bravo davvero. Bellissima partita. Dunque, allora, bellissima partita. Come avete visto, ci sono due diversi matchup che possiamo andare ad affrontare. Quelli nel momento in cui giochiamo uno Spa. È tutto il tempo che continuo a ripetere, Spa per, sta per Single Prize Attacker. Quindi quegli attaccanti che ti danno soltanto un premio nel momento in cui vengono messi KO. E qui è esattamente il turno del nostro Ramp Paradox, ok? Per cui nel momento in cui state giocando contro uno Spa, se andate a giocare contro Reshizal, Pikachu, Gardevoir, Mewtwo, tutta quella gente lì che ti dà tre premi ogni volta, la partita è facilissima. È proprio per questo che il Ramp Paradox è così forte nei tornei grandi, perché di questi mazzi teoricamente dovrebbe essere davvero pieno. Il matchup è ottimo anche contro Malamar e contro Quexar, vi invito a provarlo, perché con il Salamence che chiarano davanti ogni volta i Malamar o i Quexar, la partita diventa molto 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 facile da giocare. Altre partite invece, quelle contro i Control o contro altri Spa in grado di metterci KO, i Rampalos che comunque hanno 150 di vita, però mazzi come Blastifone e PG8 rendono la partita molto 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 complicata da giocare, e avete visto bene o male voi come dovrebbe funzionare. Nota positiva, il mazzo gira praticamente sempre, i giracci vi danno una consistenza imbarazzante, le stadio sono una gran figata. Io personalmente raccomando molto di giocare questo mazzo, soprattutto magari nelle best of one, dove difficilmente si vedono i control, ok? E se avete un meta che è fortemente caratterizzato da mazzi GX o target team. Di per sé spero che il video e il mazzo vi siano piaciuti, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto col prossimo video. Ciao Caterpillar!